Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi della limited edition che ho trovato proprio in questi giorni che sono stata da Lidl, ossia la Cellular Beauty. Sicuramente se seguite il canale avrete visto che già vi ho realizzato un video su questi prodotti proprio nei primi momenti, cioè una delle prime volte che è uscita appunto questa limited edition, perché comunque non sono prodotti che si trovano sempre da Lidl, ma naturalmente sono quelli le collezioni che vanno fino ad esaurimento scorte. Avevo pubblicato appunto quel video in cui vi spiegavo che non avrei acquistato alcun prodotto di questa collezione, infatti così è stato, perché comunque la maggior parte non hanno un buon inci. Ho però notato questa volta che un bel po' di cose sono cambiate, nel senso che prima cosa sono stati introdotti nuovi prodotti e seconda cosa alcuni di questi hanno una formulazione molto molto migliore, altri invece sono rimasti identici come erano precedentemente, ma adesso vi spiego bene. La collezione si compone di prodotti viso e da questa volta appunto anche per il corpo. Come prima cosa abbiamo la Cellular Beauty Night Cream, questa praticamente è la crema notte, quindi fra tutte la più idratante. Come potete vedere e come per le altre volte ho deciso di non acquistarla semplicemente perché questa crema non ha un buon inci, in quanto fra i primi ingredienti contiene dimeticone. Fra i nuovi prodotti invece che ho trovato questa volta nell'espositore Cellular Beauty abbiamo una crema mani ed è praticamente la Hand Cream Everyday. Si tratta appunto di questo prodotto qui, ha un packaging davvero molto carino, sempre for Radiant Skin, con la formula Myra Mase, riportato anche qui sopra, ed è una crema molto molto idratante. Contiene 75 ml di prodotto e ha un POU di 12 mesi. L'inci è fatto davvero molto bene, non è proprio diciamo 100% naturale eccetera, ma rispetto a tantissime altre creme Lidl comunque è ottimo. Sentiamo la profumazione, perché io non l'ho mai provata. Beh, devo dirvi che ha una profumazione molto basica, non si sente né una fragranza dolce né anche agrumata, insomma sembra proprio una crema standard, però non è affatto male. Mi piace molto e devo dirvi che idrata anche benissimo le mani. Non mi sembra comunque simile a tutte le altre creme Sien eccetera, la vedo molto molto più nutriente e si assorbe molto facilmente. Col passare del tempo devo dirvi che il profumo mi piace sempre di più. Naturalmente non ho mai provato questo prodotto, per me è solo una prima impressione, quindi magari se può farvi piacere vi farò sapere nei prossimi giorni se mi sono trovata bene o meno. E naturalmente ditemi anche voi quali di questi prodotti avete provato. Abbiamo poi una seconda crema viso che è la Day Cream. Si differenzia appunto dalla crema notte perché in questa troviamo un SPF 15, quindi una protezione solare anche abbastanza bassa, però intanto c'è. Purtroppo però ragazze non ho acquistato neanche questo prodotto perché non ha un buon inci, in quanto come per la crema notte anche in questa crema giorno purtroppo troviamo il dimeticone. Ho deciso quindi di acquistare altri prodotti. Proseguiamo poi con il Cellular Beauty Eye Mousse, che praticamente da quello che ho capito, comunque non sono stata lì ad aprire la confezione, è una mousse per gli occhi e come potete vedere è tornata a casa con me, in quanto è uno dei pochi prodotti ad avere un inci fatto abbastanza bene e un prezzo anche molto buono. Questo appunto è spiegato qui dietro che ha una consistenza fresca e leggera, è stata sviluppata appositamente per donare luminosità e freschezza al contorno occhi. Quindi da quello che ho capito dovrebbe essere appunto una crema contorno occhi molto simile, diciamo, al packaging delle creme contorno occhi Sien, infatti anche il beccuccio in questo modo, però la formulazione è davvero molto diversa. Contiene 15 ml di prodotto, ha un paio di 6 mesi e naturalmente non vedo l'ora di provarla, perché comunque è uno di quei prodotti nuovi che mi ha incuriosito moltissimo e che non avevo mai visto prima tra l'espositore Cellular Beauty. Passiamo poi agli ultimi due prodotti, che sono il Cellular Beauty Serum, quindi è praticamente un siero per il viso,
Anche questo devo dirvi che è un inci fatto abbastanza bene, comunque fra le prime posizioni troviamo tantissimi ingredienti e oli naturali, però rispetto, ecco, anche alla mousse per gli occhi di cui vi ho parlato prima, devo dirvi che è un pochettino più sintetica. Sono sincera, se dovessi consigliarvela sì, riguardo gli ingredienti vi direi acquistatela tranquillamente. Io però ho preferito, ecco, provare un prodotto per il contorno occhi e non il siero, perché comunque ho un contorno occhi più problematico e preferisco, ecco, approfondire l'argomento rughette di espressioni e occhiaie. Infine l'ultimo prodotto è il Cellular Beauty Glow Moisturizer, sempre in Myra Mase, sempre naturalmente For Radiant Skin. La confezione contiene 50 ml di prodotto, è una crema viso naturalmente, PAO 12 mesi. E ragazze, anche questa crema viso, come entrambe le altre della collezione, purtroppo non hanno un buon inci, infatti contiene dimeticone. Per questo non ve la consiglio moltissimo, io stessa ho deciso di non acquistarla. Come sempre vi chiedo di farmi sapere se voi avete provato questi prodotti, se vi siete trovate bene o meno. Comunque riguardo i prezzi vi dico che tutta la collezione, ogni pezzo singolo naturalmente, ha un prezzo minore di 4 euro. Alcuni prodotti come la crema mani viene anche sui 2 euro. Con questo è tutto, vi mando un bacio grande, vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, nell'info box trovate anche il link al mio profilo Instagram, mi raccomando andatemi a seguire e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, ciao!